è stato parte integrante del patto di amicizia del 9 maggio 2019 che ha unito Gubbio e Betlemme, rimasto poi incantato dall'entusiasmo della festa dei ceri, portando sotto i cinque colli il progetto Bambini Senza Confini, fino ad arrivare al 7 dicembre 2019 all'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo. Deus ex machina di tutte queste iniziative è stato padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole francescane di Gerusalemme e responsabile per la custodia di Terra Santa dei rapporti tra Israele e Palestina, nonché presidente onorario della Ollus Oasi di Pace. Padre Ibrahim ha vissuto in prima persona, peraltro, nel 2002 l'assedio alla Basilica, quando per ben 39 giorni le forze di difesa israeliane tentarono la cattura di alcuni militanti palestinesi che si rifugiarono nella Basilica della Natività, presa per l'appunto d'assedio con circa 220 persone, tra cui padre Faltas all'interno, una pagina nera in cui morirono 8 persone, ma il cui bilancio avrebbe potuto essere ben più drammatico. Ed il legame tra Faltas e Gubbio è divenuto così forte, tanto che nel periodo pre-pandemia era praticamente di casa in città. Ed ora padre Ibrahim è balzato agli onori della cronaca per una missiva scritta e inviata al neo eletto presidente degli Stati Uniti d'America, Joseph Biden. Il presidente Joseph Biden, si legge nella lettera di padre Faltas, porta un nome importante, quello di Giuseppe, e quest'anno Papa Francesco ha indetto l'anno di San Giuseppe. Personalmente ho molto apprezzato la forza della fede del nuovo presidente, che è emersa nelle parole del suo discorso, richiamando più volte alla via dell'unità da seguire in questo momento di grandi sfide mondiali, dalla pandemia al clima, alla democrazia, alla pace. Un altro passaggio fatto dal presidente Biden che ho molto apprezzato, prosegue padre Ibrahim, e che penso dobbiamo farne tesoro prezioso, è la citazione di Sant'Agostino: un popolo è una moltitudine definita da ciò che ama. Parole in cui il presidente lascia trapelare l'amore per la sua terra e l'urgenza di intervenire più presto possibile sull'emergenza del coronavirus per salvare più vite possibili. Ma è un messaggio per tutti, anche per la Palestina, sottolinea Faltas, che ha vissuto anni bui, anni di pianto, ma è l'alba di un nuovo giorno, e credo che con l'elezione di Joe Biden ci sarà una svolta anche per la Palestina, una riapertura al dialogo del rispetto, della verità e della giustizia per trovare una soluzione pacifica per il bene di tutti. Stiamo assistendo a un cambiamento. La pandemia purtroppo ha contribuito a modificare e rivedere tanti aspetti della vita quotidiana di tutti, senza nessuno escluso. Avere il coraggio di essere sotto la stessa luce, ha scritto la giovane poetessa afroamericana Amanda Gorman. Penso che il presidente Biden, chiosa padre Ibrahim, ha questo coraggio e conosce bene anche la situazione in Medio Oriente, in particolare la situazione dei palestinesi. Ho molta fiducia e speranza che il presidente Joseph Biden possa essere l'uomo che passerà alla storia, perché con la forza della sua fede può risolvere il conflitto tra Israele e Palestina, e sicuramente farà tesoro per la sua missione delle parole pronunciate più volte da Giovanni Paolo II: se non ci sarà pace a Gerusalemme, non ci sarà mai pace in tutto il mondo.